Liguria, forse la sfida più importante di queste regionali, ci credete con Alice Salvatore? Beh, buonasera, la sfida è dovunque perché il movimento nelle regioni praticamente non è dentro, per cui l'essenziale è riuscire ad entrare. La Liguria è stata una regione davvero mal amministrata, io spero che i Liguri si rendano conto che bisogna avere un po' di coraggio e cambiare, non si può puntare ancora su Forza Italia oppure sul sistema Burlando, sostanzialmente hanno fallito. Tra l'altro è anche la regione di Beppe Grillo, può essere un elemento in più per recuperare quei punti che in base ai sondaggi sono ancora da recuperare? Beh, non lo so, certamente è difficile riuscire a vincere perché c'è un sistema purtroppo anche abbastanza incancrenito, però penso che questa ragazza sia davvero in gamba, che tanti liguri siano stanchi anche, insomma, in quale paese la candidata del centro-sinistra, la Paita, è sotto indagine sostanzialmente per i disastri che ci sono stati negli ultimi mesi, per questo dissesto idrogeologico che è sempre colpa dell'uomo, e viene appunto candidata dal partito che teoricamente dovrebbe incarnare la questione morale. È drammatica, io parlo anche della Campania che invece candidano De Luca che è un condannato. Qua ci vuole un cambio radicale, non c'è Beppe Grillo e c'è tanta gente qui, quindi è una dimostrazione che il movimento sta andando avanti con le sue gambe. Speriamo che insomma i cittadini liguri si rendano conto che occorre avere un po' di coraggio. Noi chiediamo una possibilità. Hanno governato sempre gli altri e la regione, una delle più belle del mondo, tra l'altro, è distrutta. Se piove ci scappa il morto, ci sono problemi occupazionali, problemi ambientali. Noi vogliamo un'occasione, le diciamo alle persone, forse anche un po' di più alle persone anziane, perché comunque la Liguria è una regione certamente dove vivono molte persone anziane. Date una possibilità a questo movimento, metteteci alla prova una volta, non faremo mai peggio di come hanno fatto precedentemente. Parlerà di corruzione questa sera, questa sera e domani in Liguria, su quali temi legati alla corruzione puntate in qualche modo di scardinare i vostri avversari? Beh, noi sono 2 anni che siamo in Parlamento e abbiamo capito qual è il meccanismo ed è in tutte le regioni. Io poi sono di Roma e mi è toccato diventare un esperto di mafia in quanto abbiamo avuto Mafia Capitale. Il meccanismo è questo: politici corrotti garantiscono appalti gonfiati, tanto pagano i cittadini italiani, o a gruppi criminali o a grandi cooperative, spesso sono legate, le quali poi restituiscono il favore con pacchetti di voto a questi stessi politici corrotti. Questo è un circolo vizioso che si alimenta quindi con il voto di scambio e che pensiamo che possa essere spezzato dal reddito di cittadinanza, che appunto garantirebbe dignità e non costringerebbe più cittadini in difficoltà a vendere il proprio voto per un buono benzina, un buono della spesa. Ultima cosa, ai parlamentari 5 Stelle, l'hai denunciato su Facebook. Sì, nello specifico l'intimidazione era rivolta un po' a tutti, però è arrivato al candidato sindaco di Bronte, che è una città siciliana. Evidentemente stiamo sulla strada giusta se la mafia prova un po' a minacciarci, ma insomma sono minicchi, come ho scritto, lasciano il tempo che trovano. È vero che Di Battista sta studiando da leader di questo movimento? No, veramente, questa cosa io la ringrazio, però questa cosa non è vero. Il leader è il movimento. È bello avere così tanto seguito perché evidentemente si sta facendo il proprio dovere. Non è una bellissima serata, fa pure un po' freddino, eppure c'è tanta gente. Cioè è soddisfacente. Pochi giornali ne hanno parlato poi di questa corà. Io vi ringrazio che siete qui, facciamo tutto con la rete. Io ho restituito in 2 anni 128.000 euro. Tagliandomi lo stipendio, non sono pochi, insomma questi gesti vengono apprezzati e il seguito c'è. A Genova c'è stato un po' di discussione anche da parte del capogruppo dei 5 Stelle in comune, Paolo Puti, che conoscerai, perché si cercava una personalità più esperta, più esperta fondamentalmente, addirittura si è parlato di Ferruccio Sansa che potesse essere anche un punto di aggregazione. Cosa ne pensi? Ma sono il movimento, guardi, è anche, pensiamo a Luigi Di Maio, potevano dire che era inesperto, eppure ormai tutti riconoscono che dirige l'aula come un veterano, è il più giovane vicepresidente della storia della Repubblica Italiana. Guardi, io sono 2 anni che sto in Parlamento e le garantisco che per rappresentare bene i cittadini occorre voglia di lavorare, spirito di sacrificio e onestà. E tutte le persone che hanno queste competenze magari vantano anche dei titoli accademici importanti. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento vanta l'88% di laureati, più dei montiani,
quelli che tra l'altro hanno sbagliato tutto, no? Sono i bocconiani che approvano leggi come la riforma Fornero che poi viene bocciata dalla Consulta. Questa dell'esperienza è qualcosa che dobbiamo sfatare, glielo dico io con la mia esperienza in Parlamento. Occorre onestà e voglia davvero di sacrificarsi per un'Italia che con un po' di sacrificio di tutti tornerebbe ad essere un paese normale, perché non è accettabile che ci sia così tanta sofferenza, anche qui in Liguria, non è accettabile. Maita non fa mistero di snobbare assolutamente tutti gli altri candidati, escluso Toti, l'ha detto chiaramente. Beh sì, insomma, poi si spalleggiano reciprocamente per farsi pubblicità reciprocamente. D'altro canto riformano la Costituzione e fanno le leggi elettorali uguali, sono la stessa cosa da sempre. Toti non... Il suo è partito ed è ancora un cantiere aperto, che figura ci fa l'Italia? Io non sono entrato ad Expo adesso, sono entrato circa un anno e mezzo fa a fare un sopralluogo e venne ad accoglierci l'ingegner Paris e la settimana dopo l'hanno arrestato. Noi pensiamo che siano stati quattrini buttati, nel senso che nel 2015 tu non devi cementificare per presentare anche l'enogastronomia e l'eccellenza. Poi ci sono contraddizioni con sponsor come Coca-Cola e McDonald's nutrire il pianeta quando loro impoveriscono il pianeta. E è davvero avvilente che comunque grandi occasioni per l'Italia siano sinonime di corruzione. La battaglia No Expo c'è stata, continua ad esserci perché noi stiamo continuando a fare chiarezza sugli appalti, perché anche oggi alcuni appalti sono stati bloccati, sono stati dati, pensate, ad amici di Incalza che attualmente sono in carcere. È un discorso, arrivo, un discorso legato alla corruzione. Io mi auguro da italiano che vada tutto bene, che ci si abbia anche un successo. Alfano si deve dimettere. Alfano è stato responsabile del disastro dei tifosi del Feyenoord a Roma, hanno distrutto la barcaccia. È responsabile della mancata sicurezza al Tribunale di Milano. È uno che ha permesso il rapimento di una donna e di una bambina, il caso Shalabayeva. Ha permesso, come dire, è responsabile anche dei disordini della partita Napoli-Fiorentina e ci è scappato il morto. Disse che con Triton sarebbero diminuiti i morti nel Canale di Sicilia e i morti sono aumentati. È uno che in gioventù baciò anche a sua insaputa un boss della mafia. Io dico... occorre criminalizzare, la prego a lei che secondo le decimonovo bene la frase, criminalizzare gli hooligans, ma occhio che abbiamo degli hooligans al governo come Alfano che qualsiasi cosa toccano distruggono, c'è da aver paura di persone incapaci e politicamente pericolose come Alfano.